sono qui con il bassista Danny White. Volevamo chiedere a Danny, insomma, ci dicono anche grande appassionato di fumetti, oltre che di moda, insomma, grande stilista, insomma, emergente, uno dei nostri migliori talenti. E ci dicono, Danny, che avresti piacere anche di fare un fumetto, non so, ho capito male, insomma, vuoi spiegare tu, Danny? I fumetti sono state la mia passione fin da vicino, ma adesso li ho riguardati, rivisitati, ripensati, così volevo far sì che nascesse una joint venture, una partnership con un tecnico dei fumetti per fare il fumetto dei quadri. Ecco, ma un elemento femminile, elemento giovanile, hai già in mente qualcosa? Chiedo, sì, poi ho in mente qualcosa, deve essere senza dubbio una figura che viene tra la massa, via via sempre più definita, fino a far venire fuori una figura femminile svestita, ma non svestita nel senso volgare, svestita nel senso non con abiti degli Weiss. Sempre delle forme femminili indefinite, sì, senza mai volgari, però di massa, per poi entrare in questo store Danny Weiss e riuscire elegantissima, ben definita, raffinatissima. Perfetto, qui la butto giù così, stiamo parlando tanto per ipotizzare. E se fosse una ragazza dei nostri giorni, una ragazza di 14, 15, 16 anni, una teenager, che poi eventualmente si approccia al mondo della moda, magari arriva vestita in jeans e maglietta e poi scopre l'atelier Danny Wilde, potrebbe essere una cosa simile, non so, Danny, tu hai sicuramente più vestita. No, assolutamente, dovrebbe essere un po' sul tema della fontana della gioventù, Schopenhauer, quindi che entra signora, quasi svestita, attaccata alla massa, e entrando nello store vestita nel guai si ringiovanisce, si diventa più alta, più giovane, più bella. Più bella. Il sogno di tutte le donne. È la fontana della giovinezza. No, non è male questa cosa. Si potrebbe pensare a un qualche cosa. Intanto questa è un'idea, no? Questo dimostra anche, insomma, l'inventiva che ha sempre avuto Danny, no? In questo senso.